due errori in una partita forse non sono molti. I due errori difensivi della Sampdoria sono stati, indipendentemente dalla quantità, determinanti e la Juventus ha colto sul campo genovese un pareggio che non premia il predominio tecnico, tattico, oltre che di bel gioco dei blucerchiati. Due errori. Il primo al 43esimo del primo tempo. Buso, tutto solo sulla destra, può ricevere da De Agostini e segnare la rete del 2-1. Il secondo al 90esimo minuto scaduto, per l'esattezza da 35 secondi. Scirea, anche lui libero sulla destra, consegna ai bianconeri il 2-2. La Sampdoria lotta per il terzo posto e rimane alla pari con la Roma. La Juventus alimenta la fiaccola della speranza per una zona UEFA di classifica, per lei ancora difficile. È stata una bella partita, vivace, briosa, con fasi alterne e con parecchi minuti di bel gioco, il che è ciò che sempre ci vorrebbe sui campi di calcio. La Sampdoria era andata sul 2-0 nel primo tempo. La prima rete su calcio di rigore. Tricella interviene su Serezzi. L'arbitro Pezzella è a due passi. E Bonomi realizza con fredda determinazione il calcio di rigore. Il raddoppio è opera di Vialli, la cui prontezza di esecuzione esalta il bel gioco dell'attaccante. Nella ripresa c'è Rush, un buon Rush che solo un grande Vierkov è riuscito a contenere, e impegna così Bistazzoni. Poi una splendida conclusione di Mancini, a proposito del quale, almeno da quanto ascoltiamo nell'intervista raccolta da Alfredo Liguori, non si può dire non abbia idee chiare sulla partita e sul suo futuro. Ormai siamo in Coppa, anche se non matematicamente ci siamo quasi. Ti piace più questa Juventus o questa Sampdoria di oggi? Sampdoria ha giocato meglio, poteva fare 4-5 gol. Quindi è meglio rimanere alla Sampdoria? La Sampdoria, oltre che solo a sua netta superiorità, può recriminare su un paio di occasioni mancate sempre nella ripresa. Ma se il risultato sta bene a Boskov, come quasi sempre, e se sta bene a Marchesi, cosa volete che il vostro cronista vada cercando d'altro?